Oggi a Flash ripercorriamo il tour delle librerie indipendenti di Bologna svolto dalla redazione nell'autunno scorso. Siamo arrivati alla Confraternita dell'Uva. Notoriamente non è solo libreria ma è anche bar e adesso andremo a conoscere i ragazzi della libreria. Raccontaci un po' com'è nato questo posto, insomma, com'è nato il tuo sodalizio con Giorgio che conosceremo dopo. Sono venuto a Bologna per un master in Food and Wine Management. Mi era venuta l'idea di fare una libreria vineria, sapendo che Giorgio voleva fare una cosa del genere, quindi gli ho chiesto se aveva piacere a farla con me. In poco più di 4 mesi abbiamo messo su questa roba qui. Eravamo a Bologna e da Bologna non volevamo andare via, quindi abbiamo trovato semplicemente una scusa per rimanere. Poiché Bologna sia mediamente una città molto colta, una città dove mediamente si legge tanto, è chiaro che è un'analisi che abbiamo fatto. Cosa intendi, se dovessi dare una definizione, di libreria indipendente? La cosa che secondo me nel termine indipendenza mi sembra giusto è scegliere i libri che piacciono a noi secondo delle scelte puramente qualitative e non per forza legate alla vendita e quant'altro. Quello che abbiamo scelto è stato proprio di offrire un'alternativa. Un'alternativa significa piccole case editrici che solitamente non hanno tutta quella visibilità in altre librerie. Noi lavoriamo direttamente con molti editori senza l'utilizzo di un distributore, quindi di un fornitore. Non abbiamo agenti che ci vengono a proporre delle cose, ma c'è una conoscenza diretta con una serie di editori. C'è la bellezza del piccolo, del poter fare le cose in una maniera familiare, artigianale. Siamo in una libreria d'eccezione, alla Luce Verde. Se puoi iniziare raccontandoci un po' la tua storia, cioè come hai deciso di fare la libraia e se la scelta di Bologna come città ha influito nell'aprire proprio questo tipo di attività. Io sono una libraia del 1979, ho avuto 25 anni in una libreria a Venezia. Ho aperto la Luce Verde, che si rifà all'idea di cultura americana che avevamo noi negli anni 70, è la Luce Verde del Grande Gatsby. Sono venuta a Bologna perché avevo cari amici quali Palandri, Piertondelli e tutte le persone dell'ultima meravigliosa stagione del movimento studentesco e la ricordavo così. È più il libraio che sceglie il libro o il libro che sceglie il libraio? Io ho scelto libro per libro quando c'è stato da fare la scelta dell'impianto e attraverso dei format, attraverso il computer, ho dedicato molte ore alla scelta dell'impianto di base di questi libri. Essendo io una modestissima saggista letteraria di area umanistica e un'insegnante privata, ho dato il mio taglio, nel senso vendo quello che so. Oggi siamo alla libreria Stoppani, quindi libreria per ragazzi, e torneremo un po' bambini anche noi perché c'è tutto un mondo dell'illustrato, del fumetto e libri illustrati pedagogici che sono veramente stupendi e ci faremo raccontare un po' la storia anche di questa libreria. Buongiorno, intanto grazie, sono Silvana Sola. Per cui racconto subito com'è nata la libreria. La libreria nasce in realtà all'interno del corso universitario del professor Antonio Faeti. Per me è un po' una storia particolare perché mi stavo laureando in antropologia e a un certo punto, folgorata sulla via di Damasco, decido di andare verso la pedagogia e poi verso la pedagogia visiva. Finita l'università, un gruppo, eravamo in cinque donne, e nel 1983 apriamo in Via delle Moline la prima libreria per ragazzi a Bologna, in uno spazio in realtà molto piccolo, in una zona che era la zona universitaria, che è la zona universitaria, e da lì poi è cominciato un lavoro con la città, un lavoro internazionale, un lavoro con la fiera e poi siamo approdati nel 91 in questo luogo. È cambiato qualcosa negli anni, anche banalmente a livello di mercato?
Ma allora, dal punto di vista delle relazioni con la città, lo spazio più grande ci ha permesso di diventare una sorta di aula didattica permanente, con la possibilità di accogliere classi alla mattina, tutta attività gratuita che noi facciamo. Dall'altra parte si è potenziato il rapporto con la fiera, per cui noi abbiamo la fiera più importante al mondo dedicata ai ragazzi, per cui questo movimento internazionale ha fatto sì che arrivassimo a potenziare uno spazio di libri in lingue diverse dal mondo. E poi l'aspetto più importante sicuramente nell'arco di questi anni è stata l'attenzione sempre maggiore all'albo illustrato, che nel momento in cui noi aprimo era veramente uno spazio estremamente ridotto. E direi che l'altra categoria di grande interesse è quella degli young adults, e di questa categoria strana di adolescenti di cui non si sa definire l'inizio e neanche la fine. Andiamo verso la nostra prima tappa, che sarà la libreria Trame. Io mi chiamo Nicoletta Maldini, faccio la libraia dal 90. Questa libreria nasce nel 2005 da un progetto con due amiche, Anna e Orsola. Io lavoravo in una libreria che ha chiuso, abbiamo pensato di fare una piccola cooperativa perché in precedenza avevamo avuto un'idea simile e abbiamo aperto il 3 dicembre 2005. È una libreria che per scelta, nascendo in una città di buoni lettori e universitaria ma con una metratura piccola, sceglie di essere una libreria di varia, una scelta di titoli molto accurata, un pochino di catalogo, ma per il resto volevamo permetterci di avere un po' di tutto. Intendi tu, o comunque voi, diciamo, tu e le tue socie che avete aperto Trame, per libreria indipendente, se dovessi dare una definizione? La libertà di scelta, come si può dire, noi qui non facciamo pagare il nostro spazio. È una scelta, perché se ti chiedono 10 presentazioni al giorno, tu fai le presentazioni a pagamento, come fai a dire di no? Cioè, fai 10 presentazioni al giorno, fai solo quello. Noi abbiamo sempre scelto di, appunto, beccare fra le 1000 proposte quelle che ci somigliavano di più. Qui, nella pazzia di fare un lavoro, diciamo, poco remunerativo, in momenti economici veramente difficili, c'è, per me personalmente, dopo tanti anni, perché ormai entro nel 30° anno in questi giorni di lavoro, io ogni mattina quando vengo qui sono totalmente felice di fare il lavoro che faccio. Il libraio che sceglie il libro o viceversa? Proprio giudico i libri dalle schede. Quindi io vedo tutti i rappresentanti editoriali, guardo le schede, autore, titolo, casa editrice, in che collana esce, il prezzo al pubblico, il contenuto editoriale. Alcune schede sono fatte in maniera stupenda, altre sono un pochino più pop. Però leggendo quelle, per molti libri mi immagino un utente possibile, per molti. Metti assieme la tua visione dei clienti e la tua competenza sugli editori, sugli autori. Devi avere la sfacciataggine anche di proporre, non devi aspettare certo. Che ti chiedano. Ciao, siamo arrivati di fronte alla libreria Ubic, come in via Ernerio, e adesso entriamo in libreria. Ti chiedo innanzitutto di presentarti e di raccontarci un po' com'è nata la libreria. Ciao a tutti, sono Raffaella e sono una delle quattro socie della libreria Ernerio Ubic, insieme a Cinzia, Rita e Manuela. Noi gestiamo questa libreria dal 2003, è la erede della libreria Galleri, che era in via Indipendenza, che poi fu spostata qui. Poi nel 2012 abbiamo deciso di affiliarci al gruppo Ubic, e questo è il motivo per cui adesso ci chiamiamo Libreria Ernerio Ubic, il che comunque racconta come ci sia una volontà di mantenere la nostra identità di Libreria Ernerio con l'aiuto di un gruppo un po' più grande che ci aiuta nella logistica. Quali sono state magari le difficoltà proprio nel mantenere un tipo di libreria che è comunque indipendente? Questi sono stati anni di grandi stravolgimenti dovuti al passaggio dalla carta al digitale in primo luogo, e in più con una crisi economica che ha colpito invece tutti, quindi c'è stata una crisi generale più una specifica del nostro settore. Abbiamo superato la tempesta e tutto sommato siamo in un momento di assestamento. Il libraio che sceglie il libro o il libro che sceglie il libraio? Oppure, insomma, se il mercato condiziona in maniera veramente forte anche la scelta delle proposte letterarie?
Ma il libro lo sceglie il libraio. Nel nostro caso la risposta è molto semplice. Certo è che insomma, noi abbiamo scelto di non essere utopistiche, insomma, se ci chiedono certe cose facciamo in modo di averle in libreria, però poi lo spazio e l'importanza che diamo ai libri, ecco, quella la scegliamo noi. Settembre peggiora di giorno in giorno, ma noi non demordiamo e oggi, come potete vedere, siamo alla libreria Ulisse. Andiamo a scoprire chi ci sta dietro e cosa ci racconta. Mi chiamo Annalisa Angelini e sono un pezzo di Ulisse dall'inizio. Ulisse quest'anno compie 26 anni. È nata da un'idea di Gianluca Tugnoli, mio marito, nel 1993, che ha sempre avuto il sogno di aprire una libreria a Bologna. Libreria di varia, ma con una specializzazione in viaggio, da qui il nome. Una delle più belle librerie, che purtroppo non esiste più, di Londra, che si chiamava Ulisse. Era una libreria antiquaria davanti al British Museum. Ulisse poi ha fatto il suo percorso nel tempo, si è ampliata. Le librerie indipendenti sono di tante taglie, questo ci tengo a precisarlo, ovvero sì, esistono, però ci sono anche quelle medie e quelle grandi, e molto grandi, perché la più grande libreria d'Italia è una libreria indipendente ed è l'Arco a Reggio Emilia. Hanno delle caratteristiche ovviamente diverse a livello commerciale dalle librerie di catena. Le librerie di catena lavorano tantissimo sulle novità, fanno acquisizioni centralizzate dei titoli attraverso i buyer. Le librerie indipendenti lavorano sul catalogo, in primis, molto meno sulla novità, richiedono per questo una formazione di personale molto più lunga e molto più competente rispetto a quello che può essere un commesso, un libraio di una libreria di catena, e fanno un servizio al pubblico, che può essere un servizio proprio di puro consiglio, oppure semplicemente anche un servizio di aggiornamento personale sulle letture che si possono fare. Non c'è nulla di romantico in una libreria indipendente.